Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Alessandra Amoroso, dopo il Festival di Sanremo, svela il suo dramma. Un dolore che si è tenuta dentro per anni senza parlarne. Giovane, bella e di talento. Eppure Alessandra Amoroso, per anni, si è portata dentro un dolore che stava per distruggerla. La cantante ha rivelato tutto solo dopo il Festival di Sanremo. Ecco perché le sue parole hanno allarmato i fan. Apparentemente Alessandra Amoroso è una guerriera. La sua voce, il suo portamento, il modo in cui si muove sul palco, tutto comunica grinta, forza, energia e determinazione. E, in effetti, di determinazione la cantante ne ha tanta. Quella determinazione che l'ha portata a vincere il talent show Amici prima e a salire sul palco dell'Ariston quest'anno. È stato il primo Festival di Sanremo per Alessandra Amoroso. La giovane ha portato un brano autobiografico dal titolo Fino a qui che, come lei stessa ha spiegato ai microfoni del settimanale di Più TV, parla della forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Come ha fatto lei che per due anni è stata lontana dall'Italia e dalla musica a seguito di un grande dramma. Alessandra Amoroso, ecco il dramma che si è tenuta dentro per anni. Anche chi è bello, famoso e vincente può soffrire quando viene ferito. Ed è esattamente quanto è successo alla cantante Alessandra Amoroso che solo ora, dopo il Festival di Sanremo ha trovato il coraggio per vuotare il sacco e raccontare cosa le è successo. Tutto ha avuto inizio nel 2022. Alessandra Amoroso doveva tenere uno dei suoi concerti più importanti allo stadio San Siro di Milano, un palcoscenico che metterebbe ansia a chiunque. Forse proprio per l'ansia e l'agitazione o forse perché è colta in un momento di fretta, anche i personaggi famosi sono esseri umani con questi problemi. Alessandra Amoroso, poco prima del concerto, rifiutò di fare un selfie con una sua fan. Un ragazzo lì presente riprese tutta la scena e postò sui social il video in cui Alessandra diceva alla sua fan che, in quel momento, non aveva tempo per un selfie. Da quel momento per la cantante si sono aperte le porte dell'inferno e hanno iniziato a pioverle addosso insulti, minacce e auguri di morte sui social. Oltre a numerose offese sul suo aspetto fisico. Erano messaggi pieni di odio, di insulti. Perfino di minacce di morte. Mi sono sentita ferita come non mai, ho sofferto le pene dell'inferno e ho perso il mio equilibrio, ha spiegato la cantante. Alessandra si è sentita non solo ferita nel profondo ma anche in pericolo e, così, ha deciso di lasciare l'Italia e di andare in Colombia. Per circa un paio di anni Alessandra Amoroso è stata lontano dalla musica. Solo nel febbraio del 2023, dopo una telefonata ad un amico, la giovane ha deciso di tornare in Italia e, dopo aver intrapreso un percorso di psicoterapia, si è anche riavvicinata alla musica.